l'umanizzazione, l'umanizzazione assume un ruolo fondamentale. I rapporti che questa direzione ha intrapreso con tutte le organizzazioni associative del territorio è stato un rapporto bellissimo, però ognuno nell'ambito del rispetto dei propri ruoli. In questo si deve testare anche il rapporto, e pensavo, sono sicuro che è così, con il Rotary Club, che nell'assistenza alle cure l'umanizzazione assume un ruolo fondamentale. I rapporti che questa direzione ha intrapreso con tutte le organizzazioni associative del territorio è stato un rapporto bellissimo, però ognuno nell'ambito del rispetto dei propri ruoli. In questo si deve testare anche il rapporto, e pensavo, sono sicuro che è così, con il Rotary Club, che quando si è presentato a noi per fare questa donazione alle parti di diarrea, per cui l'umanizzazione soprattutto nel mondo pediatrico è una cosa fondamentale, perché immaginiamo i bambini che devono fregarsi in ospedale e devono subire questo shock per qualche anno, se ve lo facciamo, vi accompagniamo in questo processo in modo anche divertente o in modo anche culturalmente formativo, voglio dire, è una cosa bella. Per cui quando mi è stata presentata questa iniziativa io l'ho accolta con molto entusiasmo e con molto con il dottore Verrella, con il presidente, con il dottore Caserte, che sono dei miei amici. Con voi, perché poi ci siamo messi la prima volta qua in ospedale. Quando mi è stato prospettato che l'iniziativa, mi è stato detto che l'iniziativa era pronta, ho detto bene, allora organizziamoci. Per cui ci siamo detti vediamo come inaugurare questa bella cosa. Mi era stato detto della presenza del governatore, avevamo auspicato anche la presenza del vescovo, che però già era stato qui stamattina ed è rimasto contentissimo della iniziativa. Per cui io non posso fare altro che ringraziare il Rotary per questa vicinanza. Che lei con Luigi Mambidelli, aggiungo io, perché il Rotary è... Rotary Luigi Mambidelli, per me Rotary è Luigi Mambidelli. Siete stati benefattori anche in altre circostanze, sia come Rotary Luigi Mambidelli che come Rotary nella sua generalità di tutto questo, e noi possiamo fare altro che ringraziarli. Però quello che dicevo al presidente del Rotary Mambidelli è che quando le cose però si organizzano e si fanno con scambio di idee e in comunione, perché poi una più una le idee si arricchiscono e diventano due e sono migliori dell'idea sicuramente dell'idea singola, perché il confronto insegnato arricchisce quella che è la conoscenza anche in queste circostanze. La cosa è ancora più bella, per cui il mio augurio è, a partire da questa iniziativa fatta, la prima fatta con il direttore generale, l'augurio è che se ne possano fare delle altre con una collaborazione dall'inizio fino alla fine e alla manifestazione. La direzione strategica c'è e gradirebbe il suo coinvolgimento in queste manifestazioni. Grazie governatore, grazie a tutti. E questo è quanto. Adesso non so, prima il governatore, perché il nostro protocollo è più rigido di quello che va bene.
grazie intanto al direttore generale, grazie agli amici del club di Caserta Luigi Vanvitelli che sono presenti in massa questo pomeriggio. Io penso che questo è un segnale forte che il Rotary dà sui territori. Diceva Poleris, più che dire che cos'è il Rotary, è forse più facile dire che cosa fa il Rotary. Io penso che questa è una dimostrazione assolutamente straordinaria delle realizzazioni che sono state fatte, peraltro un anno difficile. E io mi risulta che questa è un'attività peraltro che è cominciata già l'anno prima, quindi vanno i complimenti. La ruota nel Rotary gira, noi abbiamo una caratteristica che le cariche, io sono un professore di organizzazione aziendale che si occupa peraltro di management sanitario e quindi conosco bene le dinamiche dei ruoli, della leadership, eccetera. Nel Rotary c'è questa cosa particolare, che le cariche ruotano ogni anno, cioè noi duriamo in carico un solo anno, proprio per mantenere questa continuità. Quindi questo è molto bello, i complimenti al club di Caserta Luigi Vanvitelli, perché si vede che c'è una progettualità e una pianificazione che va oltre, come dire, il singolo anno, e questo è un grosso merito di squadra, perché io penso che noi dobbiamo dimostrare di essere una squadra. Devo dire, la realizzazione peraltro, ho visto le foto, è molto richiama poi, ecco, l'umanizzazione, la cura, è uno degli obiettivi che abbiamo proprio come sanità, come piano strategico, quindi penso che si fa un'opera veramente straordinaria, soprattutto se la riferiamo ai più piccoli, perché siamo un reparto di pediatria e questo veramente mi fa onore, diciamo, alla direzione generale, all'unità, no? Che cos'è l'unità complessa di pediatria, quindi voglio dire veramente una bella. Tra l'altro poi i pannelli li chiamano anche il verde, quest'area che ha abbracciato il ruolo della sostenibilità ambientale. Poi questa, diciamo, icona, questa metafora dell'arca di Noè, penso che è un'altra scelta vincente, perché voglio dire il fatto di salire sull'arca di Noè anche per raccontare, secondo me si possono raccontare le storie, anche portare in mano. L'identificazione del rifugio. Il nostro è un rifugio. Assolutamente, ci sono una serie di metafore e allegorie molto importanti che secondo me trovano un loro significato molto profondo. Io devo dire, noi è stato un anno, un'altra caratteristica del Rotary è che il Rotary conclude le sue attività entro il 30 giugno. L'anno rotariano non coincide con l'anno solare, cioè noi abbiamo 1° luglio 30 giugno e quindi noi ci apprestiamo, come dire, a far girare la ruota. E quindi ci tenevamo, come dire, a fare questo incontro, anche se con i liberi tutti chiaramente si sono accavallati, ma se non vedi, non stiamo facendo tutto un po' di corsa, però era bello dare anche testimonianza, come dire, a chi in qualche modo ha voluto collaborare a questa importante iniziativa. Io quindi ben venga le collaborazioni tra il Rotary e il territorio per fare cose buone per chi ha bisogno, questa è la cosa importante. Allora, esatto, non è, il resto, anzi io come più volte ho detto è importante sottolineare, però non dobbiamo anzi fare il discorso del campanile, dobbiamo fare un discorso ampio dei territori, di chi ha bisogno. Il nostro, diciamo, obiettivo ordinario del Rotary è fare del bene nel mondo e questa penso che sia la cosa più importante alla quale dobbiamo guardare. Grazie. Ai vostri associati. E parlando è venuto fuori, si balenò l'idea che si potesse fare una donazione al migliore parte. Immediatamente mi passò per la mente la cosa che bisognava dare anche una veste colorata, grafica, non solo culturale e scientifica, ma anche quella grafica, come giustamente diceva il direttore, praticamente per alleviare, usiamo questi termini, per alleviare che sono giusti, anche talvolta però abusati, ma diciamo che è opportuno utilizzare, se adesso andiamo a guardare chi ci sta riferendo, e sono più che giustificati. Per cui alleviare il più possibile quelli che sono i disagi di un soggetto che comunque perde le abitudini consuete dell'ambiente familiare. Vuoi che, siccome può stare un solo genitore, no, può essere ammalato, per cui il discorso cambia aspetto. Allora mi venne in mente, con buona coordinazione con chi era al mio cospetto nel parlare, di fare, e ne abbiamo digerite alcune per la verità, e quella che ci è sembrata più giusta e logica, e credo che poi i risultati ci abbiano dato ragione, porteranno anche questa situazione della umanità, delle cure
per l'umanizzazione che mette, credo, anche con questo, ai primi posti, all'apice, non solo della sanità campana, quello che è l'azienda ospedaliera di Caserta, Sant'Anna e San Sebastiano. Io ovviamente ringrazio tutti, dovrei ringraziare uno a uno perché effettivamente mi rendo conto che siete stati tutti quanti vicino a me, però voglio ringraziare una persona soprattutto in questo momento, che non è presente, la mia caposala, la dottoressa Papa, la quale mi ha supportato, devo dire, oltre che supportato, perché io, sapete, per me queste, molti mi dicono che do più spazio al mio reparto che alla vita, mi è arrivata, probabilmente è vero, però in un eccesso di presunzione dico, non potevo arrivare dove sono arrivato, sono fatto così. Ringrazio tutti. Salutiamo e lo ringraziamo sempre per il grande contributo che ha dato alla nostra città. Se posso permettere, questo lo mandiamo alla direzione sanitaria. Questo è Luigi Mambidelli. Grazie. Anche per il sanitario. No, la direzione sanitaria. Glielo do io. Vabbè, grazie. Grazie mille. E la direzione amministrativa. Avvocato, prego. Questo al direttore generale e questo al presidente. Ce l'ho, io ce l'ho. Questo al nostro generale. Ma domani ce l'abbiamo. Il nostro assistente non lo sapeva. No, no, già. Voglio una comune che la presidenza non assistente. Va bene. Grazie. E all'architetto compro la presidenza. Il nostro progetto di realizzazione di quest'opera fortemente voluto da tutti i soci, da tutti i soci, ed è un progetto che è iniziato l'anno scorso con l'avvocato Giannico ed è continuato con il presidente di quest'anno, il dottor Petrella. E quindi mi ha affidato anche quest'anno portare avanti e continuare. E anche se il progetto era, diciamo, molto complesso e complicato, perché abbiamo dovuto scegliere tra vari artisti, poi tutto è caduto sul ferro e blu dell'architetto Coppola, che lavora in casa e che si è apparso sicuramente per la collaborazione di un illustratore, un artista, a livello nazionale, Giancarlo Pulino, che hanno loro ideato, pensato con il nostro apporto questa salvezza, quest'arca che cerca di portare i bambini che si trovano in uno stato di difficoltà verso la salvezza. E tutto questo noi lo abbiamo fatto con grande piacere, con grande difficoltà, superando i grandi ostacoli. Tutto era pronto già dal gennaio, però insomma, era opportuno anche con queste difficoltà fare un'inaugurazione sicuramente più visibile, e anche se adesso non è il massimo, insomma, abbiamo acconsentito a questo evento, che poi ci ha onorato della presenza del governatore e dei suoi dirigenti a livello distrettuale. E io, come impegno mio, del direttivo e del club, sicuramente saremo ancora vicini all'ospedale con ulteriori iniziative. È nostra intenzione di finalizzare un conto corrente dedicato solamente per l'ospedale e finalizzare il 5 per 1000 di Horus solamente per l'ospedale. Solo è qualche cosa che noi ci proponiamo di fare, che già sappiamo che si deve realizzare, abbiamo. Come diceva bene il governatore, la ruota gira, però noi abbiamo intenzione di continuare, anche per il presidente che non c'è ancora. Noi sappiamo quello che l'anno prossimo, quello sappiamo, non lo sappiamo, però noi dobbiamo mettere le basi per questi progetti al servizio del territorio, al servizio della città. Insomma. Volevo ringraziare
il dottor Pilosa e il dottor Nunziata, perché hanno dato a Rotary un'opportunità importante, quella di poter realizzare in un'azienda ospedaliera di rilievo nazionale, qual è l'ospedale di Caserta, un'opera importantissima che denota, grazie alla sensibilità del dottore Nunziata, una modificazione, un'inversione di rotta rispetto a quella che è la medicina in senso tradizionale, la medicina che cura non solo il corpo ma cura anche lo spirito. E la musica e l'arte visiva, e quindi la pittura, sono sicuramente una idonea terapia, soprattutto per le fasce più deboli quali sono i bambini. La felice intuizione del professor Nunziata è sicuramente stata vincente, e durante il mio anno tutto il mio direttivo si è prodigato intensamente per realizzare questo grande progetto. Non è stato realizzato per l'epidemia del Covid, nonostante avessimo accantonato interamente la cifra per la sua realizzazione, e ho avuto la fortuna che il dottor Petrella, molto sensibile anche lui a questo tema, ha voluto seguire queste orme da me indicate come presidente del tempo del Rotary, e l'ha realizzato durante quest'anno. Una cosa bellissima che gli fa onore sicuramente. E governatore ha detto bene che il Rotary è una ruota che gira, ma i progetti devono proseguire e continuare anche negli anni seguenti. Io ringrazio di nuovo l'ospedale di Caserta per questa opportunità, ringrazio anche il nostro, diciamo, che ci ha dato un forte contributo, a dimostrazione che talvolta anche il privato può interagire con il pubblico. È una società che è voluta rimanere anonima, ma che ha voluto lasciare un contributo in memoria del dottor Aniello Morrone, che nella sanità casertana comunque ha dettato sicuramente un ruolo importante, ha avuto un ruolo importante nella storia. Ringrazio di nuovo tutti. Io sarò breve, e mi piace ricordare che sono la prima autorità sanitaria sul territorio, e lavoriamo in modo straordinario, innanzitutto con il direttore generale e tutto il suo staff, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, e con i primari che stanno ogni giorno innalzando il valore assoluto di questa azienda, stanno facendo diventare quello che è il suo nome leggendo all'ingresso della alta specializzazione. Quindi quello è il lavoro che stiamo facendo insieme per la comunità, e questo tipo di ragionamento, questo tipo di anche voglia di, come diceva bene l'architetto Tovino, di ripresa, di rinascita, di rilancio di nuovo anche sul diritto alla salute, secondo me il Rotary ha avuto una straordinaria idea e iniziativa. Mettere insieme due creativi come i due architetti che sono qui, ognuno per due visioni diverse, ognuno per due rami diverse, mettono rispetto a quelli che sono i service e le operazioni sociali, e mettono sempre al loro centro il Rotary, il loro spirito proprio assoluto di associazionismo, e farlo rispetto ai bambini, naturalmente facendo la pediatria, dove c'è il primo diritto alla salute, il primo diritto alla vita, quello dei piccoli che crescono e devono crescere sani, un ambiente sano. E questa opera, secondo me, ho letto quando mi è arrivato l'invito, ho voluto leggere un po' qual era l'espressione, fa rilanciare, fa riprendere proprio quello che è il ragionamento della creatività, dell'innovazione, della ripresa, del rilancio, ma soprattutto, mi permetterete, qua ringrazio l'azienda ospedaliera, il diritto alla salute. La pandemia ha dimostrato che siamo deboli e che la sanità, la salute è il primo elemento fondamentale, poi possiamo costruire l'economia, possiamo rilanciare tutto, ma il diritto alla vita, alla salute, partendo dai piccoli, è l'elemento fondamentale. Grazie Rotary, grazie ospedale e grazie. La sua sensibilità l'ha sempre contraddistinta, già abbiamo avuto il piacere, insomma, di fare una chiacchierata con lei. Quest'oggi ci troviamo qui per un'iniziativa che è ancora più importante. Sì. Cosa può dirci al riguardo? Sono veramente molto contento, soddisfatto, si è capito anche da come mi sono espresso, mi sono quasi emozionato nell'augurare agli amici
il direttivo del Rotary Club Caserta Vanvitelli e il direttore generale, naturalmente il direttore sanitario che ci è stato molto vicino. E questa era una cosa che io volevo fare da un po' di tempo, perché io non sto da tanto qui a Caserta, faccio il primario da quasi 3 anni, prima ho fatto in Irpinia, ahimè per 20 anni, quindi e ho sempre dato una veste di tipo colorata al mio reparto, e qua mi mancava, per cui quando il Rotary mi ha balenato la possibilità di poter fare una situazione, un'iniziativa simile, ho dato subito quello che potevano essere i miei pensieri, i desideri, che devo dire sono stati accolti di buon grado, e siamo tutti, penso che ci siamo riusciti, si è visto, quindi sono contentissimo da questo punto di vista. Certamente l'umanizzazione, che è al primo punto nelle cure per tutti, ma soprattutto per i bambini, tra le tante cose che fanno parte, devono far parte dell'umanizzazione, ci devono essere anche delle cose come la ludoteca, che prima non esistevano, adesso guai a un reparto di pediatria non avere una ludoteca, per cui l'umanizzazione è importante per cercare di alleviare il più possibile il disagio che si ha quando poi si vive fuori casa e non stai molto bene in salute. Per cui l'obbligo, diciamo, è obbligo, è di farli stare bene. E poi obbligo, direi, ma orientamento è quello di metterli il più possibile a proprio agio. Sono parole importanti, però allo stesso tempo, insomma, questa sinergia con il Rotary, come può commentarla? Io la commento in modo entusiastico, perché come ci siamo, io non sono un rotariano, non rifuggo un poco dalle associazioni, anche se le rispetto e ovviamente li considero molto, perché io non avrei la forza che hanno loro, perché effettivamente loro si mettono a disposizione delle persone, sono tutti professionisti che fanno un altro lavoro, comunque nel loro tempo libero e non solo, si mettono proprio a disposizione della comunità. E infatti non possiamo dimenticarci che delle cose importantissime che Rotary ha fatto al mondo contro la polio nel terzo mondo, quindi questo che ha fatto qui da me è una cosa bellissima, ciao, buonasera, arrivederci. È una cosa, scusatemi, ma siamo, è il bello della diretta, si diceva una volta. E quindi praticamente loro hanno fatto uno sforzo economico notevole, per la verità, però penso che siano soddisfatti perlomeno quanto me, quindi siamo tutti molto contenti, diciamo che è una bella giornata. Siamo contenti di aver preso parte a questa iniziativa, almeno in presenza, e di aver potuto vedere, insomma. Sì, in presenza, non ce la faccio più di fare lezioni in remoto, specializzazioni in remoto, convegni in remoto, non ce la facevo più. Effettivamente parlare con uno come me, che parla spesso a braccio, e parlare invece con uno schermo diventa complicato. Oggi è, architetto, una giornata importantissima per voi, perché avete l'opportunità, insomma, di dare un contributo importante, avete creato questo progetto e lo state portando avanti. Cosa potete dirci a riguardo? È esattamente una cosa importante, un invito che ho accolto con grandissimo entusiasmo e che è vicino poi anche a quelle che sono le finalità della mia associazione Terre Blu, da un lato rivolta all'arte contemporanea, al design, anche all'editoria, dall'altro lato alla socialità. E quindi è questo un intervento che sposa assieme le due cose, un intervento realizzato espressamente per questa installazione, per questo reparto, per i bambini. Il tema dell'arca è un tema particolarmente significativo in questo momento, e dovendo reinterpretare tutte queste cose ho pensato che la persona che potesse meglio rappresentare tutto questo, e sarà lui a dirci che cos'è per lui l'arca e che cosa sono per lui questi animali, è Giancarlo Covino, mio collega architetto, illustratore, collaboratore di importanti riviste nazionali. L'idea è partita ed è in maniera entusiasmante, perché innanzitutto anche per il luogo in cui è collocata l'installazione, quindi nell'unità di pediatria dell'ospedale di Caserta. È una cosa che ci onora entrambi, essendo entrambi casertani, che quest'opera sia installata qui nel presidio ospedaliere della nostra città. E abbiamo
scelto come tema quello degli animali, che è un mondo, intanto volano i tappi, che è un mondo molto vicino a quello dei bambini, e abbiamo scelto l'Arca di Noè, come detto prima, per la metafora anche non solo del rifugio, ma anche della ripartenza, che soprattutto in questo periodo, secondo me, è molto attinente, e che sia, possa essere una ripartenza non soprattutto per i piccoli pazienti, ma anche per gli operatori sanitari dell'ospedale, e per tutta la comunità casertana. E quindi ringrazio l'ospedale, l'associazione Terre Blu e il Rotary Luigi Vanvitelli di Caserta. Presidente, la parte che ha giocato il Rotary in questo progetto è stata molto importante. Come è nata questa sinergia con l'ospedale? Semplicemente una chiacchierata tra amici, ovvero noi abbiamo nella nostra procedura, nel nostro protocollo, abbiamo le conviviali, ma oltre ai conviviali abbiamo anche, così tra virgolette, il caminetto, che richiama un poco quando nella famiglia ci si mette dietro, intorno al camino, ecco il caminetto, dove gli amici, i rotariani, si incontrano e discutono senza verbalizzare, quindi è diciamo una chiacchierata profonda. Quindi nelle chiacchierate vengono fuori delle progettualità, degli spunti, dei ragionamenti, e in questa circostanza, nel periodo Covid, è venuto fuori che ci dovevamo attivare per essere partecipi e dare una mano alla società e agli sfortunati e via di seguito. E ne abbiamo detto di tutti i colori: chi voleva prendere l'attrezzo che si misura l'ossigeno, chi voleva. Poi dopo è venuto fuori che è arrivata una richiesta dall'ospedale di alcune sedie, perché il reparto pediatrico necessita che quando arrivano le mamme non avevano dove sedersi. Ci è sembrato abbastanza banale dover fare delle sedie, e quindi abbiamo optato di fare qualcosa di diverso. Abbiamo il presidente dell'anno scorso, ho definito il past president, l'avvocato Giannico, ha ritenuto di riunirci, ha individuato un pittore milanese, che questo ci ha proposto, ma era più che altro come un parato che non ci è piaciuto. Io, attraverso i buoni uffici, di concerto con il nostro socio Iacune, abbiamo individuato un nostro casertano, compaesano, professionista, l'architetto Coppola, che è esperto di formazione di arte contemporanea, e con l'artista Covino, il figurativo, è partita l'idea. Già siamo pronti noi dal mese di febbraio, però poi ci ha bloccato il Covid, ci hanno sbloccato, e siamo arrivati dulcis in fundo alla realizzazione di questo progetto. Ma non finisce qui, per il futuro sicuramente faremo qualche altra cosa che ci porterà ad essere primi, diciamo, sia sul territorio, ma in modo particolare per le esigenze della gente. Noi siamo i Rotary, diamo, non prendiamo, e quindi ognuno di noi è un professionista, e sono ore di lavoro che vanno via, tempo che non è come l'Azione Cattolica, ecco, con tutto il rispetto dalla quale io vengo, quindi l'Azione Cattolica, però qui è un grosso impegno in termini professionali, temporali e anche umanitario, ecco. We'll be right back.